termalismo, i santuari d'acqua tra Sicilia e Emania Grecia, la lettura di culti e miti attraverso il dato archeologico e le testimonianze letterarie. Si è interessata al problema dei traffici e dei collegamenti tra le coste sponde del Mediterraneo in età arcaica, ponendo attenzione al problema della presenza greca in Adriatico. Ha partecipato a numerose campagne di scavo in Italia e all'estero ed è autrice di numerose pubblicazioni. Ha coordinato il progetto di Annia, finalizzato al recupero e alla valorizzazione del tracciato romano che collegava Adria ad Aquileia. E, come dicevo, è conservatore al Museo Archeologico di Padova e si occupa di diversi aspetti relativi alla storia di Padova nell'antichità e in quest'ambito ha pubblicato articoli, saggi e, in collaborazione con Lorenzo Braccesi, due monografie sulla storia di Padova antica. Per cui vi lascio in buonissime mani e vi auguro un buonissimo ascolto. Grazie Braccesi. Grazie Danirella, grazie a voi per essere qui. Ecco, quindi stasera sarà una conversazione, una chiacchierata su un tema, se vogliamo, molto specifico e tutto sommato è un tema anche un po' di nicchia, di studi sulle donne, il mondo delle donne. Non è una realtà che sia sempre stata presente nella storia degli studi. Il mondo femminile, tutto sommato, è divenuto oggetto di attenzione da parte degli studiosi, in tempi molto recenti, questo lo dico tanto per il mondo femminile attuale, a maggior ragione per il mondo antico, quindi gli studi di genere cosiddetti risalgono agli anni 70 come impostazione di metodo. Ed è più o meno da allora che anche gli antichisti hanno iniziato a riflettere in maniera un po' diversa sulle strutture sociali dell'antichità, quindi a riservare attenzione anche al mondo delle donne, mondo che tutto sommato è meno direttamente conoscibile rispetto al mondo maschile. Adesso, se voi pensate a qualsiasi tipo di studio abbiate fatto nel vostro percorso, però se voi avete così bazzicato un pochino gli studi di antichità, magari a scuola, al liceo, ma anche a volte alle medie, quando si conoscono testi letterari dell'antichità, i nomi che ricorrono sono sempre nomi di autori uomini. Provate a pensare alla letteratura greca, alla letteratura latina, i nomi delle donne li contiamo proprio sulle dita di mezza mano, mettendo insieme l'intera cultura occidentale, quindi il mondo greco e il mondo latino. Cioè, possiamo facilmente pensare a nomi di grandi storici uomini, ma una storica donna che sia appunto passata la storia per la sua produzione, non la ricordiamo proprio. Possiamo pensare a grandi poeti, forse qualcosa il mondo greco ci ricorda anche dando voce a donne, se pensiamo a un nome come Saffo, ecco, però è un caso assolutamente eccezionale. La letteratura latina spesso vede donne protagoniste, la poesia conosce molte donne protagoniste, però non donne autrici. Si sono conservati due nomi che sono passati alla storia che noi oggi conosciamo. Sappiamo che una certa Sulpicia aveva scritto un trattato, sappiamo che Cristina Minore aveva scritto dei commentari storici, cui poi si sono avvalsi anche storici più importanti, però che sono forse i soli due nomi che sono passati alla storia di donne che abbiano scritto delle opere, di donne che abbiano lasciato una traccia di quello che pensavano di sé nella letteratura. Ecco, quindi il mondo delle donne in realtà, se noi lo pensiamo relativamente al mondo antico, lo conosciamo sempre attraverso un filtro un po' deformante che è il pensiero maschile. Noi conosciamo attraverso le opere letterarie il nome di figure femminili, ma non possiamo conoscere direttamente che cosa queste donne pensassero perché non hanno lasciato materialmente delle tracce. In qualcosa però ci aiuta l'archeologia. Il mondo delle donne è forse più scandagliabile attraverso il dato archeologico che, unitamente a altri dati che possiamo conoscere, in qualche modo ci può aiutare a ricostruire la complessità della struttura sociale del mondo antico. Allora, partiamo adesso con la presentazione. Adesso vediamo
forse questo fa un po' fatica. Ecco, quindi io oggi vi racconterò un pochino quello che si può conoscere in maniera così, se vogliamo, un po' a grandi linee, del mondo delle donne che sono vissute qui a Patavium in epoca antica. Visto che non avete avuto prima l'incontro finalizzato proprio alla conoscenza della fase preromana, farò anche qualche accenno al mondo preromano, anche perché una scissione netta tra mondo preromano e mondo romano non c'è di fatto, e lascerò poi naturalmente alla relazione di Mariangela Rutta tutti gli approfondimenti che riguardano poi la fase di epoca preromana di cui lei è esperta. Ecco, volevo introdurre l'argomento con questa immagine che un po' ci presenta tre volti di donne, sono tre reperti archeologici che sono molto eloquenti per l'espressione che queste donne hanno, e poi un po' alla volta cercheremo anche di conoscere nel dettaglio pensieri, parole che queste donne patavine hanno lasciato, e quindi cercheremo un po' di scandagliare quella che poteva essere la posizione della donna all'interno della società della Patavium di epoca romana. In realtà queste prime due sono due figure femminili, la terza è una figura femminile ma è una divinità. Ecco, quindi mi piaceva abbinare al mondo reale anche un mondo di donne divine, che comunque hanno naturalmente avuto un ruolo anche loro nella storia. Esiste nelle fonti letterarie qualche accenno a come erano le donne patavine, a come erano conosciute le donne patavine proprio come categoria. E direi, partiamo proprio leggendo quello che Plinio ci racconta di una patavina che era un esempio per tutti. Allora lui si rivolge ad un amico e gli dice in una delle epistole: tu sai bene quali siano i costumi del luogo. Patavium, già nel mondo dei Veneti, era noto per un mondo dei costumi molto austeri. I costumi del luogo erano costumi di grande sobrietà, e questo era un aspetto con cui un po' tutti si rapportavano. Quindi, se già questo è una caratteristica del territorio, ecco, sappi che Serrana Procula, donna di cui si parla, che era la nonna di un personaggio che doveva sposarsi e che quindi Plinio cercava di spiegargli un po' come erano le caratteristiche dell'uomo della Patavium romana, diceva: ecco, sappi che Serrana Procula, che nel municipio patavino è originaria, è un esempio di severitas per gli stessi patavini. Quindi, se già loro erano austeri, Serrana Procula, che era un esempio di severitas, era proprio nota per essere integerrima fino all'inverosimile. Ed era un po' questo quello che nell'immaginario collettivo si sapeva delle donne romane che abitavano a Padova. Le fonti ci danno qualche altra testimonianza. Quindi, oltre a Plinio, Tacito e ancora Plinio ci raccontano di altre due figure femminili, Aria Maggiore e Aria Minore, entrambi mogli di due illustri patavini, uno dei quali in particolare il secondo, Trasea Appetto, passato alla storia perché si è dovuto suicidare dopo aver preso parte a una congiura contro Nerone che era stata scoperta, e quindi a quel punto la conclusione della sua vita non poteva che essere quella. Comunque, sia l'una che l'altra donna, sia Aria Maggiore che Aria Minore, secondo le testimonianze di questi autori, hanno seguito la sorte dei loro uomini fino alla fine. Quindi non si sono volute mai dissociare dai rischi che i loro uomini intraprendevano esponendosi personalmente, quindi mettendo a repentaglio la loro vita per motivi ideali, hanno voluto stare quindi sempre vicini agli uomini, rimettendoci a loro volta. Quindi esempi di grande coerenza, di grande amore, esempi di vere consorti rispetto ai loro mariti, cioè di donne che dividevano la sorte con l'uomo che avevano sposato, la dividevano fino in fondo.
questi grandi esempi sarà la Procula e poi le tue arie, abbiamo ancora un accenno in un poeta satirico, Marziale, sono tutti quindi autori dei primi primo secolo dell'impero, i quali Marziale, in uno dei suoi epigrammi, cita le puelle patavine, anche se esempio di grande ritrosia, che però tutto sommato alla fine, pur essendo quelle patavine ritrose, non sarebbero rimaste insensibili ai versi licenziosi che lui stava scrivendo, quindi comunque le presenta come persone assolutamente riservate. Quindi l'idea che gli antichi avevano delle donne di Patavium, di cui ci hanno lasciato testimonianza scritta, è proprio quella di donne estremamente riservate, molto distaccate, quasi, lontane da quello che poteva essere il guizzo così della vita. In realtà noi sappiamo che le donne patavine erano donne che in epoca romana erano perfettamente inserite ed integrate all'interno del sistema sociale romano. Ma sappiamo anche che a questa posizione, che poi vedremo documentata attraverso una serie di testimonianze archeologiche che sono visibili anche all'interno del nostro museo, ecco, questa situazione che è documentata in epoca romana in realtà non è molto lontana dalla situazione che la donna aveva nel contesto della Padova preromana. E questo noi lo possiamo desumere attraverso la lettura dei corredi funerari che a partire dall'VIII secolo a.C. circa incominciano a rappresentare lo status delle persone che venivano sepolte. Quindi attraverso una serie di oggetti che venivano messi all'interno delle sepolture, attraverso gli oggetti del corredo, si voleva rappresentare lo status sociale, il ruolo che le persone avevano avuto nella società durante la vita. Quindi per gli archeologi la lettura dei corredi funerari è in realtà estremamente importante per conoscere il mondo dei morti, ma soprattutto per desumere dal mondo dei morti come era strutturata la società dei vivi, perché questo meccanismo a partire dall'VIII secolo diventa sempre più evidente. Alla donna di epoca preromana nella sepoltura veniva affidato il ruolo di rappresentare la ricchezza della famiglia a cui apparteneva, per cui spesso in epoca preromana nei corredi femminili sono presenti oggetti anche di natura molto pregiata, oggetti magari di provenienza straniera, possono essere portaprofumi, possono essere oggetti, comunque oggetti gioielli, quindi oggetti che hanno in sé un valore economico e che nella sepoltura viene esibito come ricchezza della famiglia di appartenenza. Questo è proprio un ruolo che viene riservato alle sepolture di tipo femminile. In altri casi si trovano situazioni, tipo quella che vedete qui raffigurata, di oggetti che invece raccontano la professione svolta dalla donna, in questo caso una filatrice, lo capiamo dal fatto che sono presenti dei rocchetti per l'avvolgimento del filo, vedete che ce n'è anche uno che viene presentato proprio con il filo avvolto, sono dei rocchetti di terracotta. Il fatto che però non ci sia un unico rocchetto all'interno del corredo, ma ce ne siano 12, fa pensare al desiderio di rimarcare l'importanza di questa attività. Quindi probabilmente la defunta in questo caso non era una semplice filatrice, non era semplicemente un'ancella preposta alla filatura, ma poteva essere invece una figura con un ruolo più importante, la detentrice del telaio, comunque una donna che poteva avere alle sue dipendenze altre figure più semplici. Accanto ai rocchetti c'è poi un oggetto molto curioso che molto probabilmente era un separatore di fili, quindi comunque un attrezzo che riporta al mondo della filatura e della tessitura. Questo corredo funerario oggi è esposto in museo. E come vedete è un corredo che viene dalla necropoli di via Loredan, quindi da un nucleo necropolare che si trova verso il nord-est della città antica. E una cosa interessante
mano, che quindi approfondirete poi nel corso dei prossimi incontri, è che la donna Velita aveva accesso alla scrittura, cosa che nel mondo antico raramente si riscontra. La scrittura è proprio, come dire, un argomento discriminante, in genere è un argomento preposto, riservato alla sfera maschile, mentre il mondo veneto ha restituito tutta una serie di oggetti, che sono questi stili utilizzati per scrivere, che vengono ritrovati, sono stati ritrovati in maniera molto consistente in un santuario di Este dedicato a una divinità femminile, santuario quello di Delite, e che presentano sulla superficie delle iscrizioni in cui ci sono donne che donano in onore di altre donne l'oggetto alla divinità. Quindi c'è uno strettissimo legame tra la figura femminile e il sacro e la scrittura. E questo in realtà è un aspetto molto interessante che non è ancora stato completamente compreso e studiato, quindi diciamo che è uno dei problemi aperti, questo legame tra mondo femminile, scrittura e sacro, che gli studiosi ancora oggi stanno cercando di approfondire e di capire. A Padova cose del genere comunque ancora non ne sono state trovate. Però da Padova proviene un tipo di oggetto che è la stele funeraria, oggetto che viene anche definito stele patavina, proprio perché è una specificità della nostra città. La stele è un segnacolo proveniente proprio funerario, quindi era un oggetto che veniva posto sul terreno per connotare la presenza di una sepoltura, probabilmente non era... non connotava sepolture di chiunque, ma solo di persone che appartenevano a un ceto sociale abbastanza elevato, si pensa per varie ragioni che potessero essere i cavalieri, ma sulle stelle patavine ricorre con grande frequenza la figura femminile, che è sempre presentata in una posizione di parità rispetto alla figura maschile. Altro indizio che ci lascia pensare che la figura femminile, la donna, all'interno del tessuto sociale trovasse un suo spazio, avesse una sua perfetta integrazione. Questa è una delle più antiche stele di patavine. È una stele che risale alla fine del VI secolo a.C. e che, vedete, presenta una scena di commiato. Sono due persone che si stanno salutando, perché in realtà l'uomo, questo lo si desume dalla parte epigrafica, dall'iscrizione che è sulla cornice, sta per intraprendere il suo viaggio oltremondano, quindi l'uomo è il defunto. E le due persone sono poste una di fronte all'altra, la donna, la moglie, gli sta offrendo una sorta di dono, probabilmente un dono simbolico, un uccellino, un anatroccolo, qualcosa del genere, che ha un valore simbolico legato proprio ovviamente all'anima, quindi all'anima che si sta staccando dal corpo. La cosa interessante è come questi due personaggi siano raffigurati in modo quasi dialogico, stanno dialogando, stanno interloquendo tra loro e rappresentano un po' la... dire, la tipica coppia, l'uomo e la donna della Padova preromana. Li rappresentano proprio in termini anche di abbigliamento. Noi spesso ci domandiamo come erano vestiti i veneti antichi, come erano vestiti gli antichi patavini. Ecco, un'immagine come questa fornisce alcune risposte rispetto a queste domande. Se noi ci limitiamo a guardare la donna, vediamo che l'abbigliamento tipico delle donne patavine era scialle portato, una sorta di scialle mantello a partire dalla testa, il ginocchio, quindi gonne con piedi, e poi probabilmente degli stivali, insomma direi si possono leggere abbastanza bene. In ogni caso lo stivale anche nel mondo antestino è spesso raffigurato anche sotto forma di ex voto. Se vi capita di andare al museo di Este, lo stivale legato al mondo femminile lo si vede in vetrina e lo si vede comunque come elemento caratterizzante anche nelle decorazioni dei vasi in bronzo, cioè le cosiddette situle, che offrono moltissimi dati anche proprio su questo genere di caratteristiche del mondo antico.
proviamo a passare alle immagini successive, ecco qui, sempre le stelle patavine, sono circa 12 quelle che sono esposte in museo, ci raffigurano spesso una scena di viaggio agli inferi, quindi sono stelle legate, come si diceva, al mondo funerario. Viaggio agli inferi, quindi che trasportano un carro, una biga, su cui spesso c'è una figura femminile, a volte rappresentata da sola, a volte rappresentata con un'auriga, che non ha un vero ruolo nella scena se non quello di condurre i cavalli. La donna è spesso raffigurata con un copricapo a forma di disco, su cui molto si è discusso, anche recentemente sono usciti alcuni lavori, comunque è un elemento caratterizzante proprio il costume della donna veneta. Una di queste stelle, una stella che è stata rinvenuta nel 1975, ha anche una dedica, che qua si fa fatica a leggere in venetico, comunque è dedicata ad una donna, che è Ivanta Voltionnina, quindi una donna patavina di epoca preromana, era la destinataria di questa sepoltura. Ora ne vediamo delle altre e poi ci avviciniamo alla parte romana. Qui. Quindi abbiamo sempre il carro, la biga con o la coppia o più frequentemente la donna in viaggio verso gli inferi. E direi che diventa fondamentale questa, che è l'ultima in senso cronologico della serie delle stelle patavine, che ci presenta ancora una donna in posizione di rilievo. Se voi guardate i personaggi che sono raffigurati, vedo che si vede piuttosto male, ma la stella in realtà è molto bella. Il personaggio, il protagonista di tutta questa scena, non è il marito, è la donna che sta al centro, che è l'unica girata verso chi guarda la stella. Ed è lei che col suo sguardo instaura una sorta di dialogo con chi sta davanti. Il marito, che è con lei, e l'auriga guardano da un'altra parte, lei guarda frontalmente. Quindi, al di là del fatto che occupa la posizione centrale della scena, è quella che dialoga con chi sta guardando. Questa donna sappiamo anche come si chiamava, perché sull'iscrizione, cioè l'iscrizione che è presente sulla cornice, ci dice che la donna si chiamava Ostiala Gallenia. Il nome lo si legge perfettamente perché è scritto in caratteri latini, quindi questa stele rappresenta proprio quel momento di transizione tra la cultura veneta, che nel primo secolo a.C. si stava ormai completamente trascolorando. I romani avevano iniziato a coinvolgere in un processo di romanizzazione il Veneto intorno al secondo secolo a.C. Nel primo il Veneto ormai si è quasi completamente romanizzato, quindi il mondo veneto ha lasciato, si è proprio fuso con i romani conquistatori, ma in realtà non conquistatori con eserciti, perché è stato un processo di assoggettamento politico, ma anche di acculturazione. È un processo che non è avvenuto attraverso scontri traumatici, è un processo graduale che ha portato a una completa trasformazione dell'identità di questi territori e quindi anche della Padova preromana, che senza scosse, senza traumi, nel primo secolo a.C. diventa la Patavium romana e si dota di tutti quegli edifici tipici delle città romane che un po' alla volta sono stati, dove possibile, individuati, dove si sono salvati perlomeno con elementi abbastanza consistenti, in buona parte oggi però noi li abbiamo perduti. Ecco, quindi questa immagine un po' ci racconta di questo processo di trasformazione sociale in cui comunque la donna continua un ruolo, se non predominante, comunque continua ad avere un ruolo importante. Posso chiedere? Prego. Cosa? Cioè, Ostiala Gallenia è un nome di persona, di famiglia? Allora, riesce... Ostiala è il nome proprio, ed è un nome di origine venetica.
Esatto. Gallenia è il gentilizio latino che lei ha acquisito dal marito, che è Manio Gallenio, il quale è citato sempre nell'iscrizione, nella parte che non è completamente conservata, comunque è abbastanza leggibile. Ecco, quindi è come, per semplificare, sì, non proprio correttamente, una sorta di nome inconnesso. Ecco, comunque Ostiala Gallenia è un personaggio un po' simbolico, tanto che recentemente, questo lo dico perché magari qualcuno lo sa, l'amministrazione l'anno scorso ha deciso di dedicare a questa figura di Patavina, proprio per il suo valore simbolico di anello di congiunzione tra un passato preromano e un mondo romano, una via che è stata intitolata appunto a lei l'anno scorso nella zona lungo la circonvallazione. Allora, le informazioni che abbiamo visto nelle stele precedenti, sì, sono tutte in lingua venetica. In realtà anche questa è in lingua venetica, anche se è scritta con caratteri latini. Quindi questa è... ecco quello che l'immagine un po' simboleggia sul piano iconografico. Allora sì, infatti questo è un altro paio di maniche. La lingua venetica usava dei caratteri diversi da questi, che si leggevano da destra a sinistra, che nelle altre iscrizioni io non vi ho fatto notare in maniera approfondita, perché comunque richiedono le riconoscenze di carattere sia epigrafico che linguistico, che in questo caso non mi pareva necessario approfondire. La cosa curiosa è che invece questa iscrizione, che appunto è l'anello, se vogliamo, di congiunzione, presenta lingua venetica ma caratteri latini. Quindi noi la riusciamo a leggere perché va da sinistra a destra e perché le lettere sono quelle che noi conosciamo. Però c'è una parola, qui nella parte verticale della cornice, che è la parola epupetas, che è venetica ma resa con caratteri latini. Quindi la riusciamo a leggere anche se è una parola venetica, il cui significato peraltro è stato anche questo oggetto di grandi discussioni, però questa radice ecu, della parola ecupetas, ricollega molto probabilmente proprio alla classe dei cavalieri a cui questi monumenti molto probabilmente appartenevano. Ecco, e se di Ostiala Gallenia, che rappresenta un po' questa donna ideale del momento della romanizzazione, lei veneta, sposata a un romano, conosciamo il nome, e conosciamo di fatto anche il nome del marito, di molte altre donne della Padova romana, noi possiamo conoscere alcuni aspetti, magari anche semplicemente solo il nome, attraverso tutta una serie di testimonianze epigrafiche che sono naturalmente i loro monumenti funerari. Per cui ci sono monumenti funerari molto semplici, come quelli che vediamo qui, in cui vengono ricordati i nomi delle defunte che erano legate a questo monumento. Qui vediamo per esempio Octavia, figlia di Gaio, Cai figlia, questa viene dal Canton del Gallo, quest'altra che rappresenta sempre il nome di Octavia viene da Terra Negra. Cosa possiamo dire di Octavia? Assolutamente niente, queste Octavie per noi non hanno nessun altro, come dire, elemento che ci aiuti a capire chi fossero, cosa pensassero, cosa avessero fatto. Possiamo però capire qual era la loro condizione sociale, perché il fatto che nell'iscrizione si dica che erano figlia di Caio significa che erano donne nate libere. Quindi possiamo, se non altro, desumere questo, il loro stato. Di quest'altra donna conosciamo il nome, sempre da questo monumento funerario, si chiamava Filonia Musice. Qui voi lo vedete male, in realtà l'iscrizione si vede abbastanza bene. Ecco, di Filonia Musice sappiamo il nome e basta, però anche in questo caso il nome ci aiuta a capire la sua possibile storia. Il fatto che questo nome non sia latino ma sia grecanico, cioè con una sonanza greca, ci fa capire che è una liberta. Quindi una donna nata schiava e poi liberata. Erano spesso liberte appunto le donne con questa caratteristica nel nome. Sappiamo però che a Padova c'erano anche donne che erano state insignite di una statua. È questo il caso di Gavia Maxima, di cui ci resta il basamento della statua. Questa è la base qui sopra, nella foto in bianco e nero si vede che c'è l'attacco
questa parte superiore, che era appunto la base della statua. Quindi Gavia Maxima, figlia di Lucio, qua lo sappiamo perché è sempre l'iscrizione che ci dice Luci figlia, quindi una donna nata libera, quindi di ceto libero, probabilmente una donna che in qualche modo era stata, si era fatta notare per qualche cosa importante, al punto che aveva una statua. Altro non sappiamo, non abbiamo nessuna idea su quali potessero essere le cose da lei compiute. Però sappiamo anche, sempre dai monumenti funerari, che ci sono delle donne patavine che hanno una certa disponibilità economica, che quindi possono amministrare il loro patrimonio, e lo sappiamo perché. Perché le iscrizioni funerarie dei loro monumenti dicono che queste donne avevano fatto costruire il monumento funerario per se stesse, per il marito e per i figli. E in molti casi poi noi abbiamo anche in molti casi sappiamo che non erano proprio piccoli monumenti funerari. Quindi anche in questi casi abbiamo degli indizi su come le donne si muovessero all'interno della società, su che cosa potessero fare e sul fatto che disponessero spesso anche di risorse abbastanza consistenti, tanto da poter creare dei monumenti funerari di una certa rilevanza. Così per esempio è il caso di Cipia Secunda, figlia di Publio, che ordinò un monumento funerario di 20 piedi sul davanti, di 25 piedi sul retro. Quindi qua l'iscrizione ci dice tutto. Sappiamo anche che una certa Aprilia Priscilla pose da viva un monumento funerario alla Serenità Eterna, quindi fa una dedica. Sappiamo poi che Cazia Prima, figlia di Gaio, da viva fece il monumento funerario per sé, per il marito, e su davanti il monumento misurava 20 piedi, sul retro 20 piedi. E dice anche che questo luogo e questo monumento non entreranno nell'asse ereditario. Quindi dà anche, quindi, una prescrizione su quello che sarebbe stato il regime giuridico della sua area funeraria. Quindi per sé, per il marito, per i figli, insomma, sono donne che hanno delle possibilità. A volte le parole che le donne lasciano sulle pietre, naturalmente non sono loro, qualcuno scrive per loro, però in qualche modo quello che viene scritto sul monumento riflette il pensiero che le donne possono aver avuto. E quindi sappiamo che per esempio ci sono delle storie d'amore che si interrompono. E quindi sappiamo che per esempio Saufeia Crispina ha fatto il monumento per Marco Aurelio Marcellino, coniuge dolcissimo. Qui altro non si dice, però in questo coniuge dolcissimo resta tutto quello che possiamo immaginare. E un'altra descrizione, non meno oserei dire quasi commovente, è quella della schiava Pulricina, che voi vedete raffigurata a destra qui e che, se andate in museo, trovate esposta in vetrina, in cui questa donna Pulricina, che è una schiava, fa il monumento funerario, che è una piccola lastra di marmo. Quindi immaginiamoci una schiava che fa una lastra di marmo, vuol dire che investe tutto quello che poteva avere. Per chi? Per il marito, morto a 21 anni, tutto questo è scritto nell'iscrizione, al quinto combattimento come provocator all'interno dell'arena. Provocator era un tipo di gladiatore, era quello che aizzava o l'avversario o le belve feroci con un tipo di armamento particolare. Quindi questo marito, che si chiama Juvenis, al suo quinto combattimento trova la morte a 21 anni, lei ne avrà avuti più o meno lo stesso. Quindi il ricordo di Juvenis viene affidato a questa semplicissima iscrizione, che però racchiude una storia e una vita che si è spezzata. Poi ci sono donne che nel fare il monumento funerario per un loro congiunto ci fanno capire che come c'erano i mariti, così c'erano i compagni, c'erano quindi compagni di vita che non erano i mariti regolarmente sposati, erano però dei compagni con cui la vita era comunque condivisa. E questo per esempio è bello, si ritrova nell'iscrizione perfettamente leggibile che voi vedete qui a sinistra, in cui abbiamo
Ottavia Mette, che fa il monumento per se stessa e per Gavio Iucundo, che lei definisce contubernal, cioè non marito, bensì contubernale, quindi è quello che noi oggi diremmo compagno. Comunque vengono riportati i dati delle misure di questo monumento funerario, sia in fronte che in profondità. Tutto questo ci dice, al di là di quella che può essere l'indicazione economica di chi faceva il monumento, ci racconta anche che queste necropoli erano perfettamente articolate, erano degli spazi perfettamente articolati che noi oggi conosciamo poco, perché la città la conosciamo un po' a macchia di leopardo, però ce le dobbiamo immaginare intanto tutte periferiche rispetto al centro, come dei giardini molto verdi, in cui questi monumenti e questi recinti di cui ci vengono date le misure erano affacciati su delle strade che appunto portavano fino ai punti più estremi della necropoli. Le necropoli in genere si sviluppavano lungo gli assi viari che uscivano dalla città. L'asse viario faceva quindi da perno, generatore dell'area di necropoli, e poi però si arrivava a tutti i punti più lontani di queste aree destinate alla sepoltura attraverso stradine, attraverso viottoli che permettevano di arrivare fino ai punti più lontani. Solitamente nei punti più prossimi alla strada principale stavano le tombe dei personaggi più importanti, ma man mano che ci si allontanava, naturalmente c'era anche in questo caso tutto un graduale, come dire, dispiegarsi della realtà sociale. I monumenti più belli e più importanti erano delle persone ricche e i monumenti più semplici delle persone meno abbienti. Ma tutto questo diventava anche un messaggio per chi percorreva la strada e si avvicinava al centro della città. Voi dovete immaginare che per arrivare al centro di Patavium si percorrevano delle strade che arrivavano dal territorio. E mano a mano che ci si avvicinava al centro, questi monumenti funerari raccontavano a chi passava, con le loro iscrizioni, com'era il livello della città a cui ci si stava avvicinando. Monumenti ricchi, di persone che abbienti, che facevano costruire grandi cose, raccontavano di una città ricca. Quindi le necropoli, con tutte le loro scritte, erano un po' come dei biglietti da visita che venivano offerti al viandante, allo straniero che entrava verso la città. E se abbiamo visto che alcune donne conosciamo il nome, di altre conosciamo l'appartenenza a uno status sociale, di altre possiamo conoscere il fatto che facevano costruire per la stessa, per il marito, per i figli, abbiamo qualche caso fortunato, e direi a Padova abbiamo una sorta di unicum, di donne che hanno proprio parlato attraverso l'iscrizione che hanno fatto mettere sul loro monumento funerario, e che di fatto continuano a parlare anche a noi nel momento in cui questo monumento lo leggiamo, perché parlano in prima persona. E questo è il monumento, è il caso insomma di un monumento importante, che è quello di Claudia Toreuma, una giovane donna che muore non ancora ventenne e che viene sepolta alla Mandria. Questo monumento venne ritrovato nel 1821 in via Armistizio e venne ritrovata la colonna fusiforme con l'iscrizione che adesso vedremo, che oggi è appoggiata a un basamento, ma che in realtà in origine era appoggiata sopra a una sorta di struttura cava che conteneva una teca lapidea, dentro cui c'era un ossuario di vetro con le ossa combuste della defunta. Tutto questo oggi è in museo. Il monumento stava molto probabilmente dentro un recinto funerario, quale quello che vedete qui ricostruito, e che dà un po' l'idea di come dovevano essere questi recinti funerari di cui abbiamo parlato anche prima, quando si davano le misure in piedi sul fronte e in profondità. La cosa interessante è quello che è scritto sul monumento di Claudia Toreuma e anche tutto l'apparato simbolico che lo caratterizza dal punto di vista decorativo.
partiamo dalle scritte. Nella parte più alta del monumento, forse qui, no, qua non lo vedete proprio, ma nella parte più alta c'è la scritta, la dedica agli dei Mani, Dis Manibus. Questa è una formula molto ricorrente. Gli dei dell'oltretomba sono spesso ricordati come incipit delle iscrizioni funerarie. Poi, nella tabella, questa si chiama tabella, abbiamo l'indicazione di chi era la titolare della sepoltura. Quindi abbiamo Claudia, Toreuma, Liberta di Tiberio, di anni 19. Ovviamente, in traduzione, è scritto tutto in latino. Quindi Claudia Toreuma, Liberta di Tiberio, quindi la possiamo anche collocare cronologicamente, siamo nei primi secoli, nei primi anni dell'impero. Tiberio succede ad Augusto che muore nel 14 d.C. e lei muore a 19 anni, perché qua è scritto proprio di anni 19. Bene, questa è la descrizione che ci dice chi era. Poi la defunta, nella parte inferiore, parla direttamente a noi, parla con dei distici, quindi con dei versi poetici, in cui dice: io Toreuma, adesso ve lo traduco, voi se volete potete seguire il testo in latino, non ancora ventenne, a molti nota per i miei iocis, per i miei giochi, sono sepolta. Dopo aver vissuto felicemente questo breve spazio di vita, sono sfuggita al tuo insulto lunga vecchiaia. Quindi sono morta a 19 anni, ma sono sfuggita all'insulto della vecchiaia. Nota per i molti iocis, parola iocis su cui gli studiosi hanno dibattuto tantissimo e che oggi possiamo con certezza dire che questi iocis sono i giochi di una giocoliera, di una mima, di una ginnasta, comunque di una donna di spettacolo. E lo possiamo dire perché? Non solo perché la logica un po' ci porta a questo, la parola iocis, ma perché, come vi dicevo, sono conservate in museo le ceneri di questa sepoltura. Quindi, l'anno scorso, nel corso del 2017, avevo una laureanda che veniva in museo perché, in accordo con l'università e la sovrintendenza, avevamo deciso di farle studiare le ossa di alcune sepolture che sono conservate in museo, quindi alcune sono esposte, altre sono in magazzino. E lei pazientemente si è tirata fuori da tutti gli ossuari le ossa e in collaborazione con il suo professore ha iniziato a studiare tutti questi frammenti di ossa combuste. Naturalmente c'è una tecnica per studiarli, per cui è riuscita a ricostruire quasi per tutte le sepolture se il defunto era maschio o femmina, se era giovane o anziano, se aveva delle patologie. Quindi abbiamo ricostruito attraverso questo studio dei dati molto interessanti sulla necropoli di via Gradenigo, che magari qualcuno di voi conosce come via, dove sorgono tutte le strutture universitarie. Ecco, quella è una grande necropoli di epoca, soprattutto a Roma. Alla fine di questo studio le ho proposto di prendere in mano, di guardare anche le ossa di questa sepoltura di Claudia Toreuma, che non erano mai state studiate come ossa, cioè tanto è stato studiato un monumento e questo apparato grafico che abbiamo visto, tanto in realtà nessuno ha mai preso in mano questi pochi, ma neanche tanto pochi, frammenti di ossa combuste che ci sono dentro l'urna. Allora lei le ha prese in mano tutte, le ha studiate e lì abbiamo avuto un colpo di fortuna. Ovvero, tra le ossa che si sono conservate, parliamo di un ritrovamento del 1821, quindi io potevo immaginare anche che dentro ci fossero ossa di chissà chi. Dal 1821 a oggi, insomma, poteva essere successo qualsiasi pasticcio. Nell'Ottocento si stava meno attenti di oggi durante lo scavo. È passato comunque tanto tempo da quando il materiale è stato portato in museo, c'è stato un trasloco del museo, quindi dentro ovviamente poteva esserci qualsiasi cosa. Non avrebbe dovuto, però non è uno scavo stratigrafico fatto l'anno scorso, questo volevo dire. Comunque, ha studiato tutto e ha trovato un frammento di cranio e un frammento di caviglia. Ha un nome tecnico questo ossetto, comunque è un frammento di cranio. Allora, il frammento di cranio ha confermato
addosso che deve suturarsi con un'altra parte, fenomeno che avviene a partire dai 20 anni, ecco, questa sutura non c'era ancora, quindi i 19 anni di cui parla Toremma hanno trovato conferma in questo piccolo frammento dell'osso cranico. E dopo rimaneva irrisolta questa questione degli iocis, che però abbiamo potuto risolvere perché il frammento di caviglia ha evidenziato una sorta di callo osseo che viene considerato anche oggi una malattia professionale delle ginnaste. Perché quando le ginnaste fanno le loro evoluzioni e atterrano in maniera spesso pesante sulla caviglia, si creano delle microfratture che non impediscono l'attività, magari fanno un po' male, ma dopo il male passa, e quindi rifacendolo con regolarità, l'osso si difende creando questa sorta di callo. La malattia professionale delle ginnaste di oggi è esattamente uguale a quella che abbiamo riscontrato sull'osso di Claudia Toremma. A scanso di equivoci l'abbiamo fatto anche analizzare in un laboratorio specializzato di un ospedale con cui il professore era in contatto, e quindi abbiamo avuto anche la conferma attraverso un'analisi scientifica, oltre che attraverso lo studio che era stato fatto. Quindi oggi possiamo dire con certezza che la parola iocis per cui era nota Claudia Toremma erano proprio le sue evoluzioni di ginnasta. Quindi Claudia Toremma era una donna probabilmente di spettacolo, ma sicuramente di alto livello, essendo la liberta poi di un imperatore, la liberta di Tiberio, era sicuramente una donna che aveva delle grandi possibilità e quindi che ha avuto anche una sua realizzazione professionale. Se di Claudia Toremma conosciamo nome, professione, età e tutto, abbiamo altre donne di cui non conosciamo niente, ma sappiamo che erano sicuramente donne con delle caratteristiche particolari. E questo ce lo racconta un corredo funerario con il quale chiudo questa mia conversazione, che venne ritrovato dalla soprintendenza alcuni anni fa, fine anni 90, in via Gattamelata, in questo punto quindi della città, più o meno dove oggi ci sono gli ospedali di pediatria, ecco, in quella zona, quindi siamo nella parte proprio più periferica della necropoli orientale di Padova, e venne rinvenuta una fossa, grosso modo di forma circolare, lungo il cui perimetro erano conservate 11 lucerne, all'interno la terra di rogo, quindi la terra derivata dalla combustione della pira su cui il defunto, la defunta erano stati appoggiati, in questo caso era una donna, e accanto ad alcuni oggetti, tipo dei balsamari, un anello, venne ritrovata questa bottiglia in vetro soffiato, ritrovata composta da tutti i suoi pezzi, si era frantumata a causa del peso del terreno, ma non era stata violata la tomba, per cui c'è stato un lavoro incredibilmente dettagliato dei restauratori, sono riusciti a rimetterla in piedi con tutti i suoi pezzi, non c'è neanche una lacuna, e quindi l'hanno rimontata. Una volta rimontata, naturalmente questa bottiglia si è subito rivelata per quello che era, un pezzo unico. Questa bottiglia non ha confronti con niente dalle nostre parti, con niente in Italia, ha trovato dei confronti, anche se non perfettamente puntuali, con delle bottiglie simili rinvenute in Afghanistan, una località che si chiama Bagram, all'interno di una sala delle meraviglie che apparteneva a una reggia che era stata murata in occasione di un'invasione, e quindi i proprietari di questa reggia avranno portato all'interno di una sala per cercare di salvarli tutti i loro tesori e vanno murati, dopodiché questa sala non è stata più trovata. Fino agli anni 30, quando una missione archeologica, pare francese, era riuscita ad individuarla e da lì ha tirato fuori alcuni vetri simili a questa bottiglia. Il contesto cronologico li portava a un quarto secolo dopo. Questa bottiglia e il suo contesto funerario portano indiscutibilmente alla fine del primo, inizio secondo secolo d.C., quindi parlano di una cronologia completamente diversa dai dati che abbiamo qui. Quindi si apre un grande punto di domanda:
sulla produzione di questi vetri, sul perché Padova e sul perché Degram, quindi due poli di qualche via che non conosciamo. Non conosciamo neanche che cosa fosse contenuto all'interno di questa bottiglia, ma quello che possiamo dire è che una donna sepolta con un oggetto così prezioso, che forse conteneva materiale altrettanto prezioso, era stata sepolta in una parte periferica della necropoli, anche la posizione è singolare, perché una parte periferica, era stata sepolta con una ritualità sicuramente strana, queste lucerne all'interno di una fossa circolare, in genere la lucerna è una all'interno di una tomba, la lucerna è il simbolo della luce, quindi una luce per il viaggio nell'aldilà, ma tutte queste lucerne, quindi questo voler ribadire fortemente con la ridondanza degli oggetti il concetto della luce, ecco, anche questo probabilmente è indizio di una ritualità che non conosciamo, ma che è sicuramente una ritualità che si distacca dalla norma. Ecco, quindi noi non possiamo dire nulla di questa donna, se non che era giovane, perché è stata fatta all'epoca l'analisi di Teleossa e si è visto che era una donna di giovane età. Una donna patavina, forse, muore comunque a Padova, viene sepolta in periferia della necropoli, viene sepolta con un oggetto preziosissimo, con una ritualità particolare, chi era non sappiamo. Quindi una donna misteriosa senza identità, però una donna. Ecco, quindi se mettiamo insieme tutti questi dati che abbiamo visto, donne di cui non sappiamo il nome, donne di cui sappiamo solo il nome, donne che hanno fatto cose importanti, donne che comunque si sono configurate in maniera importante all'interno del loro contesto sociale. Ecco, quindi questo mondo patavino, dell'epoca romana, col presupposto dell'epoca preromana, che, ripeto, non c'è una cesura tra un periodo e l'altro, quindi c'è una continuità di fondo anche proprio probabilmente nel ruolo che le donne hanno avuto all'interno del contesto sociale. Ecco, quindi molti sono i dati che possono venire fuori da questi oggetti. L'importante è così riuscire a farli parlare e poi mettere a sistema tutti i dati. Chissà di poter avere altri dati interessanti per il futuro, in modo tale da poter conoscere sempre di più queste donne che ci hanno preceduto, che hanno camminato qui per la Patavium di epoca romana. Ecco, grazie. Esposto nel museo? Allora, la signora mi chiede se questo vaso è esposto in museo, vi dico di sì, e anzi vi esorto, se avrete voglia, ad andare in museo a dicembre, quando ci sarà l'apertura gratuita per tutti i padovani delle sedie a Padova e provincia, quindi se magari avrete l'occasione di passare per il centro in quel periodo, approfittatene, perché quasi tutti i pezzi che vi ho fatto vedere, le stelle patavine sono tutte esposte, Claudia Toreuma è esposta, molte delle, anche delle iscrizioni che vi ho fatto vedere con i nomi delle donne sono esposti, quindi, e anche la bottiglia di vetro, certo, è esposta, quindi senz'altro. Se ci sono domande, naturalmente io non fuco, quindi se possiamo, volentieri. Scusa, tu dicevi che hanno trovato quante lucerne su questa sepoltura? 11 lucerne. 11. E lì, tutte le altre sepolture ne hanno molto meno? Sì, solitamente ce n'è una, qualche volta due, ecco, però questa ridondanza è una assolutamente. E sepolture fuori da Padova comunque? Cioè, no, questo no, è un dato unica. Curioso che è legato proprio a questa sepoltura. Non sono sepolture, ad esempio, nel nord Italia o in Europa che abbiano roba similare, no? Guarda, allo stato attuale risulta abbastanza singolare questa. Grazie. Forse una donna afghana, magari venuta in sposa, qualche soldato. Infatti qua si aprono tutte le ipotesi, quindi... Che si è portata il suo corredo. Sì, in realtà il corredo è di oggetti locali per quel che riguarda le lucerne. Ecco, è solo questo oggetto che sicuramente è una produzione non italiana, potrebbe essere una produzione legata alle coste siro-palestinesi. Chi era molto bravo a lavorare il vetro erano quelle popolazioni lì.
Però il dato di fatto è che questo tipo di lavorazione, che adesso purtroppo voi in realtà dall'immagine proprio non vedete, vi assicuro che ecco, l'immagine non rende la bellezza di questo oggetto, che ha un corpo all'interno completamente liscio, di vetro sottilissimo, cioè parliamo di uno spessore di forse neanche un millimetro, e all'esterno ha una sorta di gabbia, sempre in vetro soffiato, gabbia fatta di festoni, e quindi viene definita tecnicamente bottiglia a rete di serpenti, per via di questo andamento serpeggiante di questi elementi che ci sono all'esterno. Vale la pena vederla proprio perché è un oggetto assolutamente unico. E vi dico, dato curioso, che quando l'abbiamo esposta con una luce che proviene da sotto in modo tale che la luce illumini tutto l'interno della bottiglia. Ed è quindi appoggiata su una sorta di ripiano di plexiglass trasparente proprio perché doveva poter uscire la luce. È stato un problema decidere come appoggiarla e renderla stabile all'interno della vetrina, perché se un colpo dovesse arrivare a questa bottiglia, cioè non possiamo assolutamente permetterci di perderla, data la delicatezza che ha. Allora, con la restauratrice della soprintendenza, che è stata una persona veramente bravissima, anche proprio dal punto di vista non solo professionale, ma anche ha capito tutta la complessità della questione, abbiamo deciso di fare dei microfori con un micro trapano sul plexiglass, ed è stata cucita letteralmente con la bava da pesca la base della bottiglia, che è fatta tutta con una sorta di orlo a giorno, anche questo voi non lo vedete, però ci sono dei micro buchini all'interno di questi piccoli lobi che fanno da bordo alla base. Quindi la bava da pesca è stata passata all'interno di questi buchi e dentro il plexiglass, in modo tale che la bottiglia sia perfettamente ancorata. Quindi questa è limitata alla vetrina e quindi crea una vibrazione o viene un terremoto, perché dobbiamo pensare tutto. Ecco, la probabilità che la bottiglia si rovesci è molto remota, proprio per l'attenzione che è stata posta alla sua solidità. Ecco, questi sono piccoli dettagli di vita quotidiana nelle retrovie di un museo, ma è per dire che alla fine, di fronte a pensieri, non si può lasciare assolutamente nulla al caso. Senta, con differenza c'è una grande differenza tra la donna etrusca e la donna fatalina, come si svolge? Tra la donna di epoca etrusca e la donna di epoca preromana ci sono alcune diversità che sono a favore di una maggiore libertà di movimento della donna preromana. La donna preromana veneta sembra godere. Questo lo desumiamo dall'iconografia, lo desumiamo dai corredi funerari, di una libertà all'interno del tessuto sociale che è decisamente importante. Ecco, quindi è una donna il cui ruolo viene riconosciuto socialmente. È una donna libera. Sì, naturalmente possiamo pensare a una libertà come la nostra, però il fatto che la donna veneta potesse partecipare al banchetto, e lo sappiamo perché l'iconografia ci racconta di donne presenti al banchetto, ci presenta per esempio l'iconografia anche immagini di anche di scene sessuali in cui non c'è una sudditanza della donna rispetto all'uomo, e questo è importante ai fini proprio del riconoscimento di un ruolo sociale del mondo femminile. Il fatto che la donna potesse scrivere, seppure nell'ambito del sacro, però potesse scrivere, insomma, cioè ci apre veramente degli scenari sulla figura femminile e sul suo ruolo all'interno della società che sono importanti. Ecco, per esempio, io chiedevo se una domanda la potrà fare il prossimo appuntamento qui, credo che sia la prossima settimana, ma adesso magari ve lo dico la dottoressa Cisotto. Giovedì prossimo. Giovedì prossimo.